Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare le riceventi FRSky al flight controller Mamba F4 Mini 20x20. Questo tutorial è valido sia per le riceventi a 2.4 GHz, come ad esempio la RXSR, RX4R e XM Plus, e quelle a 900 MHz come la R9 Slim e la R9 Mini. Alcune riceventi hanno due fili SBUS, uno chiamato SBUS IN e uno chiamato SBUS OUT. Noi dobbiamo sempre usare il filo SBUS OUT, mentre possiamo anche rimuovere il filo SBUS IN. Questo flight controller non ha un pad dedicato alla telemetria FRSky, in questo caso possiamo ricorrere o a uno soft serial o utilizzare il pad con inversione della ricevente. Siccome non tutte le riceventi hanno il pad con inversione, in questo tutorial ho deciso di collegare la telemetria tramite soft serial. Questo procedimento è valido per tutte le riceventi, anche se hanno il pad con inversione sulla scheda. Quindi troviamo i fili GND, alimentazione, smart port ed SBUS. Come abbiamo detto, se presente il cavo SBUS IN può essere rimosso. Quindi saldiamo i fili terra nel pad GND, alimentazione nel pad 5V, S-port nel pad PPM ed SBUS nel pad SBUS. Avviamo Betaflight e per prima cosa andiamo nel tab configurazione. Attiviamo soft serial e telemetry. Adesso andiamo nel tab CLI e digitiamo la seguente stringa: resource PPM1 non, resource serial TX11C09, save e premiamo enter. Vi lascio la stringa da digitare in descrizione. Andiamo in port, abilitiamo serial RX nella UART1 e in soft serial 1, in telemetry output, scegliamo smart port. Quindi salviamo. Ritorniamo nel tab configurazione e in receiver scegliamo serial based receiver. Nel menu a tendina sotto SBUS. Salviamo. Andiamo nel tab receiver e proviamo la Taranis. Perfetto, è tutto ok. Per finire andiamo nella pagina telemetria della Taranis e facciamo Discover New Sensor. Come vedete ha trovato tutti i sensori del flight controller, questo significa che la telemetria è configurata bene. Se vengono rilevati solo l'RSSI e l'RXBAT significa che avete sbagliato o saltato qualche passaggio. Quindi ricontrollate e assicuratevi di seguire il tutorial passo passo. Questo è il mio tutorial su come collegare le riceventi FRSky al Mamba F4 Mini 20x20. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.